l'italiano non se ne rende conto, lo possiamo certificare noi, insomma, stranieri. Incredibile la quantità di monumenti e la storia che voi avete, quindi sarebbe veramente bello fermarsi un attimo e osservarle con calma, perché sicuramente voi non lo fate perché ce l'avete qua davanti, però quando uno straniero arriva in un paese come questo rimane veramente a bocca aperta, perché insomma la storia che avete voi è impossibile trovarla da qualsiasi altra parte, quindi complimenti, godiamoci questo spettacolo adesso senza la mia fotografia, prego. Dopo le recenti riaperture della Fontana del Carciofo e di quella di Spina Corona, ecco tornare alla sua bellezza anche la colonna spezzata sul lungomare di Via Caracciolo. Dedicata ai caduti del mare, la colonna proveniente dal Teatro Romano di Via Anticaglia in passato aveva trovato dimora in Piazza San Gaetano. L'intervento di restauro rientra nel programma Monumentando, promosso dall'amministrazione comunale, una soluzione che coinvolge anche sponsor privati per restituire alla città 27 monumenti. Ecco come si presentava il monumento prima dell'intervento e come adesso, dopo il lavoro resosi necessario per i notevoli segni di degrado sia ambientale che per atti vandalici. In corso altri cantieri di restauro, sempre grazie a un lavoro di sponsorizzazioni, che sono ad esempio le torri aragonesi a Via Marina, dove stiamo portando alla luce anche le antiche prigioni dei martiri della rivoluzione del 1799, o ancora l'obelisco di Porto Salvo, l'arco d'ingresso del Parco Virgiliano, ed ancora il restauro del ponte di Chiaia. È dunque un programma che va avanti a passo spedito ed è molto bello vedere che i privati e la città, le collettività sanno prendersi cura dei propri monumenti. Sul lungomare prosegue il progetto Monumentando, quindi i cantieri sono aperti da tempo, un altro monumento restituito, riqualificato alla città, ormai sono decine monumenti sui quali si sta lavorando in una collaborazione molto virtuosa per il bene comune tra pubblico e privato.